calcio d'inizio. In questo istante Ischia in completo giallo e blu, che attacca dalla destra alla sinistra dei vostri teleschermi. Procida invece con i consueti colori sociali, il bianco e il rosso, che ovviamente segue la direzione inversa per offendere la squadra ischitana. Una volta giganteggia Ciro Saurino a centrocampo, che allarga ancora per Mario Pistola. Ha il suo traversone, il colpo di testa di Rubino! Ed esce subito l'intervento miracoloso di Lamarra. Mammarella sbaglia ancora, ancora un regalo per Luigi Castagna, che può mettere il turbo alla sua velocità. La palla in profondità per Rubino, è molto interessante, c'è Rubino! Basso Iuzzo, la palla in porta! È solo l'illusione del gol! Riello. Il lancio lungo di quest'ultimo con Mario Sogliuzzo, che finisce giù, il fischio, il direttore di gara, e arriva il cartellino giallo per Sogliuzzo. Però parte adesso il secondo tempo di Ischia Calcio Procida. Ugo Invernini, e buono l'anticipo del Procida, c'è però Luigi Castagna a dare manforte, la manovra giallo blu, Castagna in mezzo a due, riesce a passare Castagna, poi la palla per Pistola, Lamarra si supera, possibilità per l'Ischia, va Sogliuzzo, la conclusione, barriera, però la palla è ancora buona per Rubino, che vuole rimetterla in mezzo e forse l'ha trattenuta in piena area di rigore. Mani larghe per diversi giocatori dell'Ischia in segno di protesta. Ma anche i colori della nuova Ischia, progetto è ripartito dopo l'addio, attenzione a Mario Sogliuzzo, che vuole la conclusione, Lamarra! Va Pistola, la soluzione è bassa, si spingono un po' al centro, è calcio di rigore, strattonato Luigi Castagna in area di rigore, non ha avuto dubbi il signor Scognamiglio di Ercolano, Prado Rubino da una parte, Lamarra dall'altra, è tutto pronto, va Rubino! Lamarra ancora, lo approccia, gli devono fare una statua a Lamarra. Ancora, e stavolta c'è il gol! L'ha sbloccata l'Ischia subito dopo il rigore sbagliato. Ischia 1, Procida 0. La palla resta lì ed è invitante per Nick Di Meglio, il suo traversone sul secondo palo. Invernini per Invernini, poi Castagna, arriva lui, occhio a Luigi Castagna, l'allarga ancora per Di Meglio, che in area di rigore finisce giù, giallo anche per Di Meglio, simulazione, gliela porta via Chicco Arcamone, poi Iattarelli bravissimo nel suo gioco, Castagna in velocità, ha messo il turbo Castagna, che adesso in area di rigore, Castagna è solo! Lamarra ancora, appunto con modalità molto simile a quelle che abbiamo visto poc'anzi, stavolta però c'è stato Lamarra secondo me, o forse c'è stata l'imprecisione secondo l'arbitro del... Attenzione a rigore, attenzione calcio di rigore per il Procida, Micallo contro Mennella, 1-1. Ma non c'è più tempo, è festa Procida che porta via un punto allo stadio Mazzella, 1-1.